Ciao, bella a tutti ragazzi, sono P e quest'oggi sono qua con quella che è, diciamo, un po' un'informazione che sta circolare in questi giorni e che, diciamo, ne vedremo presto quelle che sono, tra virgolette, le conseguenze. E questa informazione, comunque questa novità, è quella, diciamo, dell'aggiornamento da Messenger a Skype. Infatti è arrivata a tutti gli utenti Messenger una mail dallo staff, dal team, che informava che Messenger, in quanto, diciamo, programma per il vostro PC, quindi in quanto social network, ovviamente non per quanto riguarda le email, tutte quelle cose lì, scomparirà e non sarà più disponibile, a parte che nella Cina continentale, dove rimarrà disponibile, però penso che non vi interessi. E come fare dunque per non perdere i propri contatti, per poter continuare ad utilizzare quelli che erano, diciamo, gli strumenti per rimanere in contatto con i nostri amici, con quella che era la nostra rubrica. Basta avere Skype, se non ce l'avete scaricatelo e boh, è un programma molto leggero, molto utile, quindi ve lo consiglio, vi consiglio di farlo, insomma. E dopo che avete Skype, o comunque se ce l'avete già, al posto di accedere con il solito account Skype, basterà fare accedi con account Microsoft. Questo permetterà di, una volta entrati, sincronizzare l'account Microsoft con quello di Skype. Ok, adesso uso quello accesso col mio profilo. Ciao, ancora un piccolo passo. Hai un account? Ho iniziato ora ad usare Skype, ho già un account. Ecco, se avete iniziato ora, diciamo, vi aiuterà tramite delle informazioni per i primi passi ad utilizzare questo programma. Se invece utilizzate già Skype, unirà i due profili e vi creerà un unico... un unico profilo, diciamo, sincronizzato. Bei tempi quando ero nel clan G-Raze. Il profilo è rimasto quello. Ok, vedete, il mio account Microsoft più il mio account Skype e continuo. Perfetto, mi si è aperto con tutti i miei contatti, aggiornato, che poi ci saranno anche nuove funzioni, adesso magari andiamo a vedere un attimo quali. Infatti io volevo un attimo, intanto questa qua è la schermata di Skype, volevo un attimo andare a leggere con voi quella che è la mail che è arrivata un po' a tutti. Il servizio Messenger esistente verrà interrotto a livello globale, le ultimissime funzionalità andranno ad aggiungersi a quelle di Skype. Ecco, se non conosci Skype, scarica la versione più recente e esegui l'accesso con l'account Microsoft. Se lo utilizzi già, come vedete, esegui l'aggiornamento alla versione più recente che io avevo già, effettua l'accesso al tuo account Microsoft e unisci l'account Skype esistente a quello Microsoft. Ed ecco qua, come vi dicevo, quelle che sono un po' le funzionalità che si potranno usufruire da Skype. Allora, oltre ovviamente instant messaging, videochiamate, chiamate che sono, diciamo, un po' le tipiche funzionalità di Skype, ci sono anche condivisione della schermata, anche questa funzionalità Skype, videochiamate, messaggi istantanei con amici di Facebook, e anche qua già da un po' è stato creato il collegamento tra Facebook video e Skype, videochiamate di gruppo con un massimo di 10 amici alla volta, ecco, questa qua è una funzione che richiede però un pagamento. C'è ancora molto da scoprire su Skype e vedremo un po' quali saranno le nuove funzioni, perché queste qua sono funzioni, diciamo, innovative perché utilizzava Hotmail, ovvero Messenger, ma non perché utilizzava già Skype, perché sono le solite funzioni di Skype. Inoltre verranno create delle versioni, diciamo, un po' più light per quelli che sono i mobile o comunque i dispositivi mobili. E boh, detto questo, vediamo che c'è già un aggiornamento, me l'ha proposto, è la prima volta che me lo propone. Comunque, io inizio ad eseguire l'aggiornamento. E intanto direi che per questo video ho detto tutto quello che volevo dirvi. E quindi, se non l'avete ancora fatto, unite il vostro account Messenger a quello Skype perché presto Messenger non sarà più disponibile. E volevo informarvi, volevo farvi vedere un attimino come si fa. Quindi, un saluto a tutti, ciao ragazzi.